sono entrati con il volto travisato, brandendo un coltello e dopo aver minacciato i dipendenti si sono fatti consegnare i soldi contenuti nelle casse. Ennesima rapina, la terza nel giro di poco tempo, al supermercato Dico, in via della stazione a Porcari. Due malviventi sono entrati in azione all'ora di pranzo, probabilmente sperando in un bottino ricco dopo una mattinata di spesa. Erano vestiti con due lunghe tuniche, il volto travisato e un accento arabo, elementi questi che però potrebbero far pensare anche a una messa in scena per non lasciare tracce sulla vera identità. I due hanno arraffato il denaro, circa 980 euro, e poi sono fuggiti. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno dato il via anche alle ricerche dei due malviventi, finora senza esito. A questo punto i militari confidano negli elementi che potrebbero emergere dalle telecamere di videosorveglianza e da alcuni testimoni che sono stati portati in caserma per essere ascoltati sull'esatta dinamica della rapina.